Ogni 17 gennaio la Chiesa festeggia Sant'Antonio Abate, protettore degli animali e di tutti i mestieri strettamente collegati al mondo animale. Sono diversi i paesi e le parrocchie nelle Marche che organizzano questi momenti tra la solennità della liturgia religiosa e la leggerezza delle feste in piazza. La comunità di Rocco Sambaccio, piccola frazione nel comune di Fano, ha celebrato domenica scorsa la ricorrenza del santo. La giornata è iniziata davanti alla chiesa parrocchiale dei Santissimi Vincenzo e Anastasio con l'arrivo di un carrettino trainato da un trattore agricolo carico di animali da fattoria come caprette, oche, galline, conigli e così via. Insieme a loro anche cani, cavalli e asini, in compagnia dei loro padroni, tutti presenti per la consueta benedizione presieduta dal parroco Don Gianni Petroni. È una giornata, ecco, nel ricordo di Sant'Antonio, poi nell'omelia spiegheremo meglio chi era la figura, però il monaco Antonio nel deserto, circondato di animali, perché i monaci sottolineavano la ritrovata riconciliazione e amicizia con Dio e con la creazione. Per cui nella storia, poi rimasti sempre con questi animali attorno, da noi è diventato il protettore degli animali. Anche la comunità di Rosciano e Centinarola, guidate da Don Federico Tocchini, si è ritrovata per la benedizione e insieme, subito dopo la celebrazione eucaristica, ci si è spostati nel salone parrocchiale per trascorrere una giornata in compagnia, festeggiando, come vuole la tradizione, con un pranzo conviviale. Oggi nella messa, attraverso poi il brano del Vangelo che ci ha fatto riascoltare l'episodio delle nozze di Cana, dove Gesù manifesta la sua gloria e i discepoli credono in Lui, ci è stata data l'occasione di ripensarci proprio come Chiesa sposa di Gesù sposo, ecco, colui che ci ama e dà la vita per noi. E una realtà quindi che nasce da quest'amore, che vive mettendo in circolo i doni dello Spirito Santo, attinge la sua forza dall'incontro con Gesù nell'Eucaristia e poi vive in tante situazioni dove esprime questo essere un cuor solo e un'anima sola con Lui, anche pranzando insieme, come oggi, che è la ricorrenza, noi celebriamo nelle nostre parrocchie di Sant'Antonio Abate, nelle nostre parrocchie di Rosciano e Centinarola, la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, ecco, un pranzo insieme, 220 persone, ecco, lì prolunghiamo la messa, siamo stati insieme con Gesù e stiamo insieme a tavola. Poi altre forme sono quelle della carità, del servizio, prendendosi, ecco, cura gli uni degli altri. Ecco, questo vivere un cuor solo e un'anima sola in Gesù.